Siamo al Parlamento europeo, sono qui con gli amici della Lega per l'abolizione caccia e del CAVS. Abbiamo appena consegnato ben 17.953 firme per chiedere al Parlamento europeo un interessamento per porre fine finalmente all'utilizzo dei richiami vivi. Quella dei richiami vivi è una barbarie legalizzata che esiste praticamente solo in Italia. Sono dei piccoli uccelli migratori che vengono catturati, costretti in piccole gabbiette e utilizzati per attirare uccelli vivi, migratori, per poi ucciderli nella caccia da appostamento. Come veterinario LAC devo dire che l'utilizzo dei richiami vivi va contro quello che è il comportamento tipico degli animali di questa fauna in migrazione. Vengono catturati proprio durante il periodo migratorio, vengono tenuti in gabbia per anni e anni senza che essi possano dare sfogo al loro istinto di migrazione. Peraltro spesso tenuti in condizioni igieniche pessime e in assoluta mancanza di benessere animale. Per chi cammina sulle montagne di Brescia, Bergamo, Vicenza, Verona, quando ci si incontra in queste enormi strutture che sono i campani da caccia, all'interno c'è questo appunto il bunker dove si nasconde il cacciatore, tutto intorno ci sono decine e decine, fino a 100 quasi, di questi uccelli tenuti in piccole gabbiette che servono per tirare gli altri uccelli di passo per abbattere. Questi animali vengono detenuti per 6 mesi all'anno nelle piccole stanzette all'oscuro e poi il filo della caccia viene tenuto fuori appunto con una muta sbalzata per obbligarli a cantare in autunno e creare in questo modo le condizioni per la caccia da capanna. Speriamo che il Parlamento assuma questa responsabilità nei confronti di questi cittadini italiani, ma molti anche tedeschi, che chiedono di vietare finalmente l'uso dei richiami vivi.